In votazione, chiedo se c'è un intervento a favore o uno contro. Chi chiede di intervenire contro? Contro Palese? Sì, Presidente, io rimango alla proposta c'è della Fontana. No, non c'è. Allora no, scusi. Allora è contro, cioè, perché qui noi stiamo dicendo altra seduta, cioè questo scandalo, cioè, non avrà mai un voto. Collega Palese, abbia pazienza. Io le sto chiedendo, lei interviene a favore o contro la proposta di La Russa? Cioè sono contro la proposta di La Russa, perché La Russa dice ad altra seduta, cioè mai praticamente. Qualcuno a favore? La collega Bini, prego. Grazie Presidente. Noi interveniamo a favore della proposta del collega La Russa e lo facciamo però con un senso di profonda indignazione dopo aver fatto una proposta che poteva mettere tutti d'accordo e che era semplicemente una proposta di buon senso per consentire un ordine dei lavori più ordinato vista la serata che ci attende. È stata trasformata questa questione in una questione politica come se noi non volessimo affrontare questa mozione, cosa che non era. Abbiamo ritirato la nostra proposta e dopo è venuto fuori che gli altri gruppi, quelli che la volevano fare, non erano pronti, avevano da presentare altri testi, modifiche ai testi, eccetera, eccetera. Quindi colleghi, a questo punto votiamo il rinvio, ma francamente se lo si fosse fatto in un altro modo sarebbe stato molto meglio. Grazie. La ringrazio. Pongo in votazione la proposta del collega La Russa di rinvio ad altra seduta della mozione in relazione alla vicenda della cooperativa Il Forteto. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Castricone. Mi pare che abbiano votato tutti. No, Sorial, Frusone, Toninelli, De Lorenzis. Chi altro? Capelli. Sorial sta ancora provando a votare, non ci riesce. De Lorenzis uguale, provi a votare De Lorenzis però.